Quando una persona non ti dà quello che vuoi, devi imparare a distaccarti, devi imparare a eliminare dalla tua vita tutte le persone malvagie, tutte le persone nocive. E quindi come fare a fare questo? Beh, basta analizzare i comportamenti delle persone. Come si comporta questa persona nei tuoi confronti? Perché le relazioni, se c'è uno che dà e uno che prende, sono relazioni che non funzionano, sono relazioni che devi completamente eliminare dalla tua vita. Quindi sono dei parassiti, no? Cioè, il mondo è pieno di parassiti, come quelli che guardano tutti i video e poi non fanno una donazione, non fanno niente. Quelli sono parassiti, no? E purtroppo, vabbè, uno nei video dice, beh, tanto li faccio pubblicamente, ma altrimenti sono tutti parassiti. E i parassiti chi sono? Sono persone che prendono e non sono in grado di dare. E tutte le persone che prendono e non sono in grado di dare, assolutamente devi iniziare a togliertele dai coglioni. Quindi non devi stare lì a vedere, ma io lo amo, ma ci vedo del buono dentro di lui. E questa è un'altra frase che le persone, diciamo, le malgascione o persone di questo genere vedono assolutamente. Io ci vedo del buono, un giorno mi amerà. Queste sono tutte frasi. Come si comportano le persone tossiche, come si comportano le persone negative? Ringrazio sincera. Beh, intanto le persone tossiche, le persone negative si comportano in modo negativo, si comportano in modo nefasto. Il che cosa significa? Beh, il che significa che assolutamente, diciamo, non ti danno quello che tu vuoi. Hanno dei segnali. Osserva questo segnale. Intanto, se sono narcisisti, magari ti fanno pure love bombing all'inizio e poi si tolgono dei coglioni, perché questo dobbiamo tenere presente. Ci sono persone che ti fanno love bombing, grazie Mari. Ci sono persone che ti fanno love bombing e poi dopo iniziano a toglierti. Quindi osserva questi comportamenti. Love bombing. Anche qua il love bombing. Perché tu pensi che una persona ti debba dare così pro bono? Se lo fa è perché poi vorrà qualcosa in cambio e vorrà molto di più in cambio. Sono come quelli che ti regalano, che ne so, tu vai in giro, ti regalano il gadget e poi ti pigliano ancora molto di più, grazie sincera. Questo è un punto fondamentale. Poi quelli che cercano di isolarti, cioè quelli che, ecco, un'altra cosa che ti indica che è una persona tossica, quelli che si lamentano di tutte le ex o di tutti gli ex. Ah, i miei ex, la mia ex, qua, là. Perché sono come quelli che vanno contromano in autostrada e si lamentano che tutti gli altri vanno contromano, mentre invece quelli contromano sono loro, grazie Mari. Mentre invece quelli contromano sono loro. Questo è un altro punto che devi prendere in considerazione. Non puoi mai, come dire, basarti su quello che le persone dicono. Tra l'altro, un test molto interessante è vedere. Perché se una persona ti dice delle cose e non le mantiene, ma anche una persona tossica, ad esempio, è una persona sposata, per dire che ti dice che lascerà la moglie e non la lascia. Quante malgascione! Perché un conto è se tu vuoi avere una relazione trasgressiva, nulla di male, allora puoi tranquillamente avere una relazione con una persona impegnata e questa persona impegnata potrebbe anche andare bene per te, perché io non sto dicendo che una relazione con una persona impegnata vada male, non è un discorso morale, non mi frega assolutamente niente della morale, credo che la morale sia un qualcosa di soggettivo, quindi quello che per qualcuno è un problema, per un altro è una soluzione, no? Ad esempio, ci sono persone che preferiscono avere relazioni con situazioni impegnate per non avere rotture di coglioni, insomma, fondamentalmente. Ma altri invece che vogliono la famiglia del mulino bianco si vanno poi a innamorare di un uomo impegnato o una donna impegnata che non lascerà mai moglie e marito, però gli dirà di farlo, quindi che lo farà. Devi osservare i comportamenti. Se c'è una distonia, diciamo così, tra ciò che la persona dice e ciò che la persona fa,
E tu devi tranquillamente mandarla a fanculo. Mandarla a fanculo, l'unica soluzione è mandarla a fanculo. Mandarla a fanculo metaforicamente, devi sganciarti subito dalla situazione. Quelli che, ad esempio, cercano di isolarti, cercano di squalificarti, cercano di dire che sei sbagliata, cercano di cambiarti, ma anche tu non devi cercare di cambiare gli altri, eh. Questo è un altro errore che fanno le malgascione. Vanno a cercarsi. Che ne so, il libertino sperando di renderlo fedele. Questo è un altro grave errore nella scelta. Infatti, io dico sempre che la cosa migliore nelle relazioni è scegliere una persona a livello logico-razionale. Non importa l'emozione, cioè, nel senso che se una persona ti piace, non vuol dire niente. Se una persona ti attira, non vuol dire niente. Anzi, potrebbe essere la persona più negativa di tutte. La scelta, diciamo, non va fatta sulla base dell'emozione, ma va fatta sulla base della condivisione logica, sulla base questa persona intanto ha i miei stessi valori, vuole quello che voglio io, mi sta dimostrando a livello pratico, pragmatico che è interessata a me, perché se non si dimostra in questo modo, fuori, fuori, evita di perdere tempo. Purtroppo c'è un qualcosa che noi esseri umani abbiamo limitato ed è anche molto limitato, che è il tempo. E le malgascione lo sanno bene che invecchiano a vista d'occhio, ogni giorno si svegliano al mattino e trovano una ruga in più, e questa ruga in più vuol dire che sta invecchiando. Poi un giorno ti sveglierai, anzi un giorno invece magari non ti sveglierai neanche più e verrai messa direttamente nella bara, verrai messa, perché quello, l'ultimo giorno si sta avvicinando. Noi come esseri umani mediamente abbiamo 30.000 giorni, diciamo 30.000 giorni corrispondono a circa 80 anni di vita. E mediamente adesso la vita umana mi sembra che sia intorno agli 80 anni, ma 80 sono tanti. Però tieni presente questo, da 60 in poi, certo, potrai anche trovare il grande amore a 60 anni, a 70 anni, per carità, potrai anche trovarlo a 75 anni. Non so, Re Carlo si è sposato con la sua Camilla a 75 anni, a 70 anni, non so quanti anni cavolo di anni aveva, comunque, insomma, no, vabbè, forse era più giovane, comunque, di fatto, uno può trovare anche l'amore della sua vita a 65-70 anni, però ovvio che sarà un amore molto limitato nel tempo, tenendo presente la vita media di 80 anni, poi uno potrà vivere 85, però diciamo che l'età buona, per vivere una relazione sentimentale affettiva matura, diciamo, sono dai 30 ai 60 anni, no? Alla fine sono 30 anni. E quindi dai 30 ai 60 anni non è che tu c'hai tutto questo tempo. Se 80 anni sono 30.000 giorni, come dire, avrai circa 10-12.000 giorni di tempo, no? Quindi 10-12.000 giorni di tempo tu non puoi disperderli. Ogni giorno è prezioso. Ogni giorno che tu passi con una persona negativa è un giorno di merda. Quindi è veramente importante evitare di sprecare, perché i soldi tu te li puoi rifare, no? Puoi avere un tracollo finanziario e dopo te ne rifai altrettanti. Ma guarda che il tempo invece è l'unico bene che assolutamente tu non puoi rifarti. Se tu lo perdi, perderlo cosa significa? Se tu lo sprechi con una persona che ti fa fare una vita di merda, quello è tempo preso e buttato nel cesso e tirando la catenella. Quindi, nel momento in cui ti rendi conto che una persona non è negativa nei tuoi confronti, è una persona che ti fa ad esempio il rinforzo intermittente, sì, c'è a spot, ma che vuol dire c'è a spot? C'è un giorno all'anno e gli altri 364 mi fa fare una vita di merda. Bene, me lo devo togliere dai coglioni. Me lo devo togliere dai coglioni. Togliere dai coglioni cosa significa? Significa che fuori, fuori dalle balle. Poi magari non va bene per me, andrà bene per qualcun altro, perché ripeto, quello che qualcuno è un problema, per un altro è una soluzione. Io non sto dicendo che, ma se tu hai certi obiettivi di vita, devi perseguire, non devi permettere che oltraggino la tua dignità in nessun modo. Questo è un concetto fondamentale
E quindi imparare a cogliere quelle che sono le cose giuste, quelle che sono le cose sbagliate, è fondamentale nella vita se tu vuoi stare bene. Nel frattempo, comunque, iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Ovviamente, seguimi su Instagram.